Eccoci, buongiorno a tutti, siamo qui con Paolo Bertagni che è il titolare di Guida Viaggi e responsabile di Discover Italy. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Allora, un evento che si protrae da alcuni anni. Qual è la funzione e qual è, diciamo, in futuro la prospettiva di questo evento? Diciamo che innanzitutto l'evento è partito quasi 30 anni fa a Lugano e 5 anni fa è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Sestri e dal consorzio Liguria Together, pertanto da 5 anni che si svolge qua nella città di Sestri. Lo scopo è quello di far incontrare operatori turistici stranieri con l'offerta turistica italiana, quindi sicuramente Ligure ma non solo, perché più o meno è rappresentato l'intero territorio italiano in tutto l'evento. Si incontrano ogni buyer e seller, quindi si incontrano ogni quarto d'ora, fanno 20 appuntamenti in tutta la giornata e stabiliscono, diciamo, le basi per poter poi inviare turisti nel territorio italiano. Ecco, una grande crescita anche a livello di espositori. Una grande crescita sia a livello di espositori, di presenze, perché abbiamo più che raddoppiato rispetto non al 2020, che sarebbe stato facile, ma rispetto al 2019, e triplicato la presenza dei buyer stranieri sempre rispetto al 2019. In più mi sento di dire che la presenza, diciamo, dei comuni sostenitori dell'evento è passata dai tradizionali tre, ovvero Sestri, Chiavari e Lavagna, a 6 con l'aggiunta di Santa Margherita, Portofino e Camogli, che a questo punto hanno praticamente completato il panorama dell'offerta del Tiguglio, e per la prima volta tutti questi comuni si presentano come un'unica destinazione e non come singoli comuni che agli occhi, diciamo, degli operatori stranieri non ha significato. Ecco, il futuro di Discover Italy. Il futuro di Discover Italy è sicuramente quello di crescere ancora. Noi non siamo una manifestazione grande a livello numerico, anche se ormai lo stiamo diventando, ma una manifestazione di grande qualità, perché i buyer che vengono sono scremati, selezionati, verificati, e quindi il nostro obiettivo è quello di arrivare a grosso modo 200 presenze di seller in rappresentanza di tutta l'Italia per grosso modo lo stesso numero di buyer. Questo è il nostro obiettivo, e il nostro obiettivo è quello di far crescere sempre di più il territorio Ligure, in particolare quello del Tiguglio. Benissimo, parliamo di Guida Viaggi, lei è il titolare, sì. Dove si trova e qual è la sua funzione? Beh, Guida Viaggi esiste dal 1972, quindi siamo a praticamente 50 anni dalla nostra nascita. È una, diciamo, è una casa editrice, è un insieme di testate giornalistiche che vanno dal cartaceo storico, logicamente del 1972, a canali web dedicati all'incoming, all'outgoing, alla parte hotellerie, a web TV, a tutta una serie di canali social, logicamente, quindi un bouquet di mezzi di comunicazione a disposizione degli operatori turistici, sia italiani sia stranieri, sia di italiani che ospitano gli stranieri, sia di italiani che mandano gli italiani all'estero. Benissimo, allora le auguro buon lavoro e buon proseguimento. Grazie mille anche a voi. Guarda, Discover Italy. Grazie mille. Buona giornata.